Federico ieri ha preso un colpo, Melchiorri, oggi è stato un po' a riposo, però credo che domani sia a disposizione, poi sceglierò. Sono tutti a disposizione. Valerio ha saltato mezzo allenamento, oggi si è allenato, Vito si è allenato, ci sono tutti. Anna oggi si è allenata, ha fatto quasi tutto, su un campo pesante, piano piano rientrerà a disposizione anche Anna. E perciò io sono contento, sono in casa Federico, c'ha qualche problemino, ho preso un colpo forte ieri, ma vediamo domani se sta bene. È andato in Under 21, ha lavorato, poi si è fermato l'ultimo giorno, credo, poi è venuto da noi, è stato fermo un giorno, poi ha ricominciato, piano, però è a disposizione, Vito è a disposizione. Ma abbiamo preparato la partita con più soluzioni difensive, siamo andati a Frosinone, a volte l'amichevoli poi aiutano pure a. Ti presentano un problema magari inaspettato dove ti fanno riflettere, dove ci lavori e perciò abbiamo magari senza cambiare modulo proprio tanto diciamo come l'altra volta, come l'ultima partita che siamo andati a 5, magari possiamo cambiare un pochino e comunque contenerli meglio sui cambi gioco dove loro sono forti, loro sicuramente ci cambieranno gioco spesso. Non so, il messaggio per stimolare la squadra, io dico che noi qui abbiamo lavorato, siamo stati seri. A me ha fatto quello che dovevamo fare, poi se ho visto qualche cosa, un pochino che siamo andati un po', è scesa un po' di attenzione, ma dico che noi abbiamo lavorato, ragazzi hanno lavorato e così siamo pronti per giocare a Benevento. Non dobbiamo assolutamente abbassare l'attenzione, sappiamo benissimo che se abbassiamo l'attenzione siamo una squadra normale. Perciò credo che se l'affrontiamo in modo giusto possiamo fare la nostra partita anche in campi scomodi come Benevento e come le prossime, contro squadre difficili. Perciò sono fiducioso, i ragazzi lavorano e credo andremo a fare la nostra partita. L'avversario è un avversario un po' in difficoltà, che però deve tirar fuori qualcosa per tirarsi fuori da una situazione non buonissima, una situazione che non rispecchia il valore della squadra sicuramente. E poi giocano in casa dove comunque il pubblico dovranno accontentarlo. Perciò dipende molto da noi, dall'impatto alla partita, prima mezz'ora, come viene interpretata. E credo che sia gran parte della partita lì, primi 30 minuti, l'impatto. Ci sono le partite, ci sono gli allenamenti. Ogni giorno siamo qua e uno ti deve far vedere ogni giorno che magari merita più di un altro. Poi ci sono, o come ogni squadra, ci sono delle gerarchie che uno i gradi se le guadagnati sul campo, come in battaglia i gradi si conquistano sul campo, perciò chi ha più gradi oggi perché se li ha meritati, chi ce n'ha di meno deve comunque andarseli a guadagnare, tutto qua. Ah, ha fatto gol a noi? Sì, Allora non c'ero, non io fate. dico sempre così, manco di gol, quando hanno fatto gol non c'ero mai, dico. A prescindere, non mi ricordo, giù. Sì, come no? È un giocatore, me lo ricordo benissimo, attaccante. Adesso siamo di qua, si azzera tutto.